Scusate l'emozione, sono in diretta e sono... Ciao amici, siamo qui in diretta da DTV, sono un po' emozionato, è la prima puntata di questo anno televisivo 2015-2016. L'anno scorso siamo partiti così ridendo e scherzando, siamo cresciuti un po', quest'anno vedremo di migliorare ancora, i margini ci sono tutti. Non abbiamo tantissimi mezzi a disposizione, per cui non è semplice, non siamo una produzione hollywoodiana. Comunque abbiamo degli ospiti qui che sto tergiversando prima di farveli vedere, perché sono il mio asso nella manica. Loro non vedono l'ora, ma io dico aspettate ancora un po' a mostrarvi ai nostri amici da casa. L'argomento di cui abbiamo deciso di iniziare in questa prima puntata è lo star bene. Penso che sia un argomento importante che interessi a tutti. Fa parte dell'animo umano il voler star bene. Non ho mai sentito una persona che abbia come proposito lo star male. Poi la nostra inconsapevolezza, le circostanze esterne, tante cose possono contribuire a farci star male, ma il nostro istinto, noi siamo programmati per star bene, anche quando non ci riusciamo in qualche motivo, per qualche motivo. Non ho neanche detto chi sono dalle emozioni. Sono il conduttore di questa trasmissione, spero presto di essere affiancato da una valletta che assecondi i miei discorsi e mi sorregga quando mi sbaglierò. Mi chiamo Davide Dal Fiume, lo so, io faccio principalmente teatro, sono un po' prestato qui alla trasmissione. Tra l'altro, dopo vi dico anche un po' di casi miei, pubblicizzo anche le cose che organizzo, dove mi potete trovare. Vi ricordo che sul sito qui di DTV potete trovare i contatti e dire la vostra su altre trasmissioni e sulla nostra. Col Facebook potete seguirci e potete seguirci in diretta. Do la parola al primo ospite, partiamo da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, bim bum, non so neanche io. Partiamo con il sindaco di Castel Bolognese, Daniele Meluzzi, grazie di essere venuto. Buonasera a voi. Tra l'altro vieni quasi trafelato da una giunta. Sì, abbiamo appena concluso la giunta settimanale che si svolge il mercoledì pomeriggio. Sono arrivato qui quasi di corsa, però sto bene, visto che il tema del... No, nel senso, a parte qualche... Poi tu hai più responsabilità di tutti noi, più responsabilità, perché tu devi contribuire a far star bene una collettività intera, non solo la tua famiglia, i tuoi amici, proprio anche chi magari era contrario alla tua elezione a sindaco, anche chi non ti ha votato, tu devi essere super partes e lavorare anche per lui, ci riesci? Sicuramente, il mandato non riguarda sicuramente soltanto quelli che hanno votato per me, per la mia lista, ma riguarda tutti gli elettori. No, il tema della serata mi sembra un tema che assolutamente sia anche coerente con quello che può essere il lavoro che sto svolgendo, il lavoro dell'amministrazione comunale, quindi quello di creare comunque un benessere per i cittadini. È un ruolo che forse nel tempo un po' si sta svuotando, perché purtroppo le amministrazioni pubbliche, ma forse le comunali, in particolare quelle che sono più vicine ai cittadini, un po' alla volta vengono svuotate, vengono tolte di risorse e anche quindi di quelle che sono le energie per creare questo benessere. E te cosa fai per difendere queste risorse? Cosa puoi fare? Tu e la tua squadra, facciamo, ovviamente. Facciamo, non so, vuol dire i miracoli, magari è troppo, però cerchiamo ovviamente di mettere in campo tutto anche la nostra inventiva a volte, anche per comunque cercare di dare delle risposte, di risolvere i problemi. È chiaro che l'attenzione
in questi anni è sempre più rivolta a quelli che sono più gli aspetti sociali, quindi quelli che possono essere i bisogni e le necessità delle persone più bisognose anche sotto l'aspetto economico. Che non è mica semplice il discorso anche del maggior, perché magari il governo diminuisce la tassazione a livello nazionale, però poi vi inguaia voi perché vi diminuisce le risorse e vi fa aumentare la vostra tassazione verso il cittadino. Come funziona lì? No, funziona, vabbè, le cose un po' si sanno, caos. Purtroppo le politiche, non solo di questo governo ovviamente, che è una cosa che purtroppo sta andando avanti un po' da sempre, nel momento in cui si tratta di risparmiare qualcosa si taglia un po' in maniera indiscriminata a tutti quanti i livelli di quella che è la pubblica amministrazione, quindi anche sui comuni, anche se i comuni non hanno contribuito, hanno contribuito in minima parte alla creazione del debito pubblico, poi ci troviamo a dover dare comunque un contributo a quello che è il risanamento di che magari di danni che hanno creato altrove, e forse altrove ancora si continua un po' a spendere, a sprecare, mentre noi purtroppo le spese già da tempo sono ridotte al lumicino e oggi veramente siamo a livello di sopravvivenza per quanto riguarda appunto la possibilità di dare dei servizi ai cittadini. Beh, quando ti ho conosciuto io avevi meno parlantina, eh? Non lo so, ma ce l'hai sempre avuto. Vabbè, ci siamo visti su un terrazzo un anno sì. fa, non so, un anno e mezzo fa. No, non una parlantina, vabbè. Ci siamo visti sul balcone del tuo municipio quando c'era la festa, la sagra di Pentecoste, che ha... Ma quante centinaia di anni ha quella festa lì? La festa ha 365 anni, mi sembra, purtroppo adesso... Forse sto dicendo sì, però diversi secoli, per cui una sagra, la festa di Pentecoste, che dura più di tre secoli, se non funziona quella. Nel benessere comunque ci stanno anche gli aspetti culturali, gli aspetti anche che riguardano le sagre, le attività che fanno le associazioni, dentro ci sta un sacco di roba. A proposito di associazioni, posso approfittare della tua palla che mi hai passato per presentare il presidente della UILT, Libero Teatro. Libero Teatro, sì. Appunto parlavo... Voi avrete sul territorio tante associazioni, so che siete molto attivi nel cinema anche. Abbiamo una bellissima realtà di un cinema locale che cerchiamo di coltivare con grande amore, diciamo così, perché è una grandissima ricchezza per Castelnuovo. E a proposito di cinema, qui abbiamo un esperto di cinematografia, vieni da Venezia, no? Sì. Non adesso perché è già finito il Festival di Venezia, però... ti presento, fategli l'applauso, è comprensivo di quello per Daniele Meluzzi, Andrea Bruni. E sì, effettivamente provengo dall'esperienza veneziana e non solo, cioè io da 6 anni collaboro con la Biennale del Festival e quindi scrivo per il giornalino della Biennale, lo vivo dall'interno. Quindi te puoi affossare un film? No, se vuoi. No. Perché gli articoli che dobbiamo scrivere noi devono essere assolutamente neutri. Ma ci riesci sempre? No. Ecco, perché se non la pensa come te il regista che affronta l'argomento in un modo a te antipatico, tu intervieni. Però gioco forza, torto collo lo si deve fare, cioè nel senso che comunque c'è. Davvero bisogna cercare di dare l'informazione per il pubblico. Poi le stroncature, le apologie, tutto quello che si vuole, arrivano in un secondo momento anche in altre sedi. C'è un film che hai visto a Venezia recentemente che consigli assolutamente a tutti, che è quello che dovrebbero andare a vedere? Ma te ne cito due in un gioco. A me ne bastava uno. Però allora te ne cito uno. No, va bene. Te ne cito uno, ma uno purtroppo è già scomparso, perché purtroppo ecco. I film escono, stanno in sala una settimana e poi scompaiono. Ed è Marguerite di Xavier Jeannelly, un regista francese che ha fatto una commedia anche nera, se vogliamo,
sulla donna più stonata del mondo. Che non è il caso della nostra cantante. Di cui non era assolutamente consapevole. È una storia vera. La protagonista era una attrice, una cantante, un miliardaria americana. E Xavier ha fatto un'operazione di trasposizione in Francia, nella Francia della Belle Époque. Però il film è raffinatissimo, intelligentissimo, giocato su una serie di patologie, perché ovviamente sta donna, poveretta, è pazza, ma sono più pazzi quelli che la circondano e la assecondano. Però il film, nonostante appunto sia un film di raffinata crudeltà, se vogliamo, è rimasto in sala una settimana. Quindi noi, anche volendo, non possiamo più andarlo a vedere. Dove possiamo trovarlo? Nelle rassegne o in attesa auspicabile di un DVD o di un Blu-ray. Quindi, perché c'è, cioè, appunto, ripeto, c'è, cioè, in sala. Anche i film italiani, Per amor vostro, di Gaudino, per esempio, o... No, The Biggest Splash deve ancora uscire. L'attesa di Messina sono stati, nonostante fossero film molto interessanti, in particolar modo proprio anche per la tradizione partenopea che è fulcro del film, sono stati fallimentari, perché non hanno guadagnato nulla e quindi il cinema... Dopo una settimana gli hanno ritirato. Comunque, non perché è qui, non perché lo voglio sviolinare, perché è qui. Lui ha delle associazioni sul territorio, in particolare una, che fa un lavoro cinematografico con grande competenza. Davvero riescono a portare anche dei registi. Ci sono dei registi famosi che vanno a Castel Bolognese a presentare le loro opere. Ma che meraviglia! Confermi. Sì, sì, abbiamo sicuramente dei ragazzi... anche molto impegnanti, anche competenti. C'è Francesco Minarini, che cito, che è un po' l'anima, insomma, di questo gruppo di persone che cura il cinema. Tra l'altro il giovedì sera, la serata dedicata al cinema un po' più d'autore, un po' più di nicchia, così, quindi una pellicola come quella che dicevi adesso potrebbe essere sicuramente adatta, certo, anche per la nostra sala, certo. Quindi magari gli faremo avere il titolo esatto della pellicola, in modo che possano revisionarla. Marguerite, perfetto. Io mi scuso, l'ho già interrotto due volte. Il teatro amatoriale è il più angheriato di tutti i teatri. Angheriato proprio. Quindi, anche se... che voi state, eppure voi fate i sacrifici e riuscite a sopravvivere, andare avanti, a affrontare la crisi, anche cambiandovi tra di voi le scenografie. Siete riusciti a creare dei consorsi, esatto, di gruppi teatrali amatoriali, si cambiano gli attori. Ma questo soprattutto perché vogliamo portare con un minore aggravio per la compagnia, per il teatro, evitare quelle spese eccessive che sono di scenografia, di mezzi per poter con i fonici e roba varia. Allora cerchiamo di tra compagnie di scambiarci, per esempio, le scenografie. Per esempio, non so, si fa il Pinocchio, la compagnia che ha già fatto il Pinocchio, cioè... Sega il naso a Pinocchio e fa delle gambe, fa delle per il tavolo. No, cosa? Se non è vero lo dica, cosa no. Mi dice? Sì. Dicevo, quindi si scambiano le scenografie con un minor aggravio per la compagnia stessa, certo. Visto e considerato che le compagnie amatoriali spendono tutto, cioè non hanno dei finanziamenti, non hanno diciamo dei supporti. E quindi tra l'altro io ho seguito un po' la polemica, sì, bolognese con...
l'assessore alla cultura Ronchi, e c'erano molte compagnie che erano molto incavolate nei suoi confronti, c'è stata una bella... Io non voglio prendere nessuna posizione, prenda lei, prenda due o tre querele che farebbe audience per la trasmissione. Noi ci siamo recati al Comune di Bologna dall'assessore Ronchi, il quale ci ha trattato benissimo, un gran signore. Vabbè, adesso se ne parla bene perché non c'è più adesso, ma come, eravate tutti incavolati, adesso non c'è più. No, ma voglio dire, ci ha trattato talmente bene che alla fine ci ha rinviato ad un consigliere, ad un presidente del quartiere, volendo noi, perché volevamo prendere in gestione il baraccano, cioè il teatrino del baraccano. Se non che ci ha mandato dal presidente del quartiere Santo Stefano, e questi ha detto ma il bando era già stato eseguito addirittura prima di essere, e quindi già dopo, prima di essere bandito, avevano già la persona. Beh, se sapevano già come poteva andare, più o meno, stanno a perdere tempo. Questo per dire che ci ha trattato talmente bene che ci ha preso degnamente per il Ci fermi. E poi abbiamo Antonio Pizzurro, regista che ha lavorato con anche nomi altisonanti. Un'esperienza variegata. A suo tempo, sì. Cocchi Ponzoni, Maranzana, altri. Lei, come diceva, le piace anche occuparsi molto della scrittura. Ecco, io adesso mi occupo soprattutto di scrittura teatrale, e mi diverto molto a lavorare con i comici. Sono un comico io. Eh sì, infatti. Adesso sono fuori servizio, non si vede, ma lo chieda. Mi è capitato anche di inciampare su Davide. E, ecco, una cosa importante è proprio il metodo di lavoro quando si scrive per un comico. Ci sono i comici che vogliono il pezzo scritto da imparare a memoria e poi lo riportano in palcoscenico colorandolo un po' con la loro... Ecco, Davide credo che sia l'unico comico al mondo con cui non si può fare nulla di scritto. Nel senso che ci troviamo, ci diciamo due cose, ci provochiamo un po' a vicenda e vengono fuori le battute che gli rimangono in testa, perché lui è pieno di foglietti con i miei appunti che secondo me perde appena saluta. Ecco, per esempio, no? Prendiamo il caos. Il caos è una condizione che stimola molto gli scrittori satirici. Prendiamo il caos della Fornero. Scusate, caos della Fornero. Oggi c'è qualcosa di il più caos, fresco. Il caos, ecco, il caos che ha generato la Fornero. Adesso ne dico una nuova, vediamo come reagisci. La Fornero ha fatto questo sgambetto, no? Ha rimandato di colpo di anni la fine del rapporto di lavoro da un giorno all'altro. Prova a immaginare tutti questi regali di pensionamento preparati. Cioè, c'erano delle feste di pensionamento già organizzate, dei regali già acquistati, già belli pronti, impacchettati. Quando arriva quasi il momento della consegna di questo regalo... il regalo non può essere dato perché il destinatario è stato rinviato di 7 anni per andare in pensione. Quindi erano tutti preoccupati non per la pensione rimandata, ma perché scadeva il regalo. Scadeva il regalo. C'erano anche delle cose deperibili nei regali. Certo. Tu immagina che potrebbe esserci un luogo pieno di questi regali scaduti da qualche parte. Che poi la Fornero ha creato un'equità in Italia, perché c'era un problema in entrata nel mondo del lavoro, lei ne ha creato una anche in uscita, così. Certo. Non si può dire che c'è qualcuno che può stare al di fuori del discorso. Sì, praticamente la dichiarazione è difficile andare a lavorare, ma è ancora più difficile uscirne, andare a casa. Questa è carina, segnala. La segno, diciamo. Qui. Ecco, il prossimo spettacolo. Ma in pensione, passando prima a farsi un vestito nuovo dal falegname. Adesso, dai, siamo un po' più ottimisti. L'ha portata nell'ugubre lei. C'era, mi pare, un direttore dell'INPS, cos'è che ha fatto? Oggi è di nuovo all'onore. Era quello che non voleva far andare a casa nessuno, e adesso cos'è? Mastra Pasqua, Antonio. Dico, non voleva far andare a casa nessuno. È andato in a casa lui agli arresti domiciliari. Esatto, questa è... Aspettava Natale, no?
No, voglio dire, vabbè, se... alla fine poi no, questo caos dà dei begli stimoli, insomma, anche per fare un po' di satira, no? Sarebbe quindi... meglio non ce ne fosse bisogno. Cioè, ecco, la comicità forse... quindi ha importanza la comicità o no? Forse va... Ma la comicità sicuramente fa star bene. Fa star bene... Però in un mondo perfetto... La gente ha bisogno di ridere. Però può essere che in un mondo dove la promessa... è mantenuta, non c'è bisogno di comicità, dove quello che sembra è. La comicità si va a inserire dove l'apparenza non è uguale alla sostanza. Sì, diciamo che quando la promessa risponde alle aspettative delle persone, il mantenimento della promessa sicuramente dà felicità, fa star bene. Quando invece la promessa è negativa e si conferma quella, allora... insomma, la felicità o lo star bene diventa un po' più difficile. Cosa dice lei, io credo, sindaco? Credo che comunque un mondo perfetto dove chi promette mantiene tutto, non credo che esista da nessuna parte. Però un po' lo sforzo si potrebbe fare. Cioè, dare un peso alle parole. Certo. Io ho incontrato una persona stamattina, è riuscita a dirmi due bugie in due parole. Sono andato a verificare quello che mi aveva detto, non era vero, nella prima e nella seconda parola. A questo punto voglio sapere le due parole. Vabbè, dopo, adesso non c'è tempo. Okay. Sindaco, Gandhi diceva che non c'è aspetto della vita umana che non debba fare i conti con la politica. Quindi quando le persone dicono io non mi occupo di politica, sbagliano, perché si chiamano fuori in una disciplina che li riguarda completamente. Il nome stesso, la parola, l'etimologia penso sia proprio quello, no? Politica, cioè che comunque riguarda la polis, quindi riguarda la città, quindi riguarda tutti, quindi quando si parla di politica si parla di qualcosa che riguarda tutti. Poi è chiaro allo stesso tempo che negli ultimi anni la parola politica e politico è associata sempre a delle cose un po' magari spiacevoli oppure bruttine oppure a persone che comunque non fanno proprio onestamente il loro lavoro, per cui la visione di Gandhi della politica era sicuramente una visione ancora legata a quello che era il vero significato di questa della parola. Oggi purtroppo si associa la parola ad altri eventi, ad altri episodi, tipo Roma, quello che è successo a Roma, insomma, con... fa chiarezza insomma... dipende dalle persone, le persone oggi... Cioè, quello che possiamo cercare di fare noi, anche partendo proprio dai comuni, e far vedere che in fondo fare politica è una cosa positiva, nel senso che è quello che serve per dare delle risposte alle persone, non soltanto per fare degli interessi personali di chi la pratica. Che poi lei chissà quante cose pensava di sapere, le ha imparate sul campo, perché quello che si impara sul campo la teoria non te lo dà mica, cosa dice? A parte adesso parlare di sulla politica è vero, si fa anche a questi livelli, ecco, poi... Nel nostro caso siamo dei politici per modo di dire, visto che comunque ognuno di noi ha una sua attività che nella maggior parte dei casi porta avanti anche facendo quest'altro lavoro. Quindi lei si divide tra il suo lavoro precedente e... a questi livelli con la politica forse non si mangia come qualcuno forse pensa, ecco, quindi comunque fare e quindi forse il sindaco, qui c'è ancora più passione. L'assessore, lì direi che è solo passione a questo punto, perché veramente è un qualche cosa che ti senti dentro, che senti di mettere a disposizione di chi eventualmente in te poi vede qualcosa di positivo che puoi dare alla collettività. Quando uno si esprime così, ha questa motivazione interiore. Beh, un applauso glielo farei sempre, cioè almeno qualcuno nella categoria che cerca un approccio... Cioè, incoraggiamo l'approccio umano, l'approccio umano va sempre premiato, bravo! No, ma non sono da solo, ci sono tanti altri bravissimi sindaci e amministratori locali devono essere la maggioranza. Ma io penso che sia la maggioranza in realtà, poi forse sono proprio, è che poi si parla magari solo di quelle poche eccezioni negative, non si parla magari invece di una grandissima maggioranza di persone che invece cercano di fare, che fanno onestamente il loro lavoro. Però io ho anche paura quando si vede che scoppia uno scandalo, dico di questo lo so e va bene, ce n'è qualcun altro di cui non saprò mai?
C'è anche quello aspetto, dipende. Sì, ci sono tanti aspetti, è abbastanza incredibile che oggi scoppino degli scandali su delle questioni che invece in realtà poi si viene a sapere che si sapevano da sempre e nessuno ha fatto, e tutti hanno fatto finta di non vedere, cioè è una roba un po' complicata, però insomma, noi nel nostro piccolo, così, nel locale cerchiamo comunque di... L'essere umano... Di portare avanti dei valori, insomma, e credo che ci siano. Se volete fare delle domande al sindaco, non potete perché manca poco tempo. Ci vediamo dopo. Siamo di nuovo in diretta. Vi ricordo che potete mandare i messaggi su Facebook, noi li leggeremo anche in diretta nella trasmissione. Adesso stiamo un po' affinando tutto il modo di comunicare, tutta la nostra segreteria. Dateci un attimo di tempo per essere perfetti e non lo saremo lo stesso, ma tenteremo di avvicinarci. Vedete qui alla mia destra, prima c'era il sindaco di Castel Bolognese, adesso non è più, non è lui. No, non dovrei essere lui. Non dite lui, mi è calata la vista, è una bravissima cantante che fa parte del cast fisso della nostra trasmissione. Grazie. Sto parlando di Valentina Mattarozzi, qualcuno la conoscerà. Qualcuno? No. Beh, sì, speriamo. Chi non mi conosce mi conoscerà adesso. Ma cantare, anche... Magari qualcuno cantare come noi... Cantare fa star molto bene. Fa star bene anche sì, cantare. Sì, sì. La musica fa bene sia da passivo che da attivo, nel senso che sia le persone che amano la musica andando ai concerti, ascoltandola in macchina, oppure proprio come, tra virgolette, attivista, quindi che può essere anche il coro della chiesa. Non è detto che uno debba per forza fare la cantante come professione, però fa bene, fa molto bene. Ci potresti... Potremmo essere in grado anche noi di cantare in qualche coro, non so, qualcuno di voi lo fa già? Io al massimo un coro da uno. Cos'è un coro da uno? Sono talmente stonato che non potrei... Sotto la doccia canti? Sarebbe sotto. Un gesto asociale se io cantassi. Sotto la doccia? Cioè proprio, no, io non canto sotto nemmeno. La doccia faccio andare via l'acqua. Questo per dire io. Scusate, dobbiamo interromperci, viene da ridere se lei dice delle cose così. Beh sì, è così. Beh, quindi, il fatto... Io sono messo peggio. Sei messo peggio di uno che fa andare via l'acqua sotto la doccia. Sono molto peggio. È lui che ha la voce così, però con una voce così magari si può fare qualcosa. Allora, sono proprio cantanti particolari. Questo senza dubbio. Decisamente però, particolare. Faccia sentire. No, non può... Ecco, se io canto, l'asino esce dalla stalla. Invece io sono come proprio il poverello del Bonifacio VIII di Dario Fo, ecco. Che veniva appeso al portone della chiesa, no? Stunà, ti sei stunà. Ecco, uguale. Però, visto che nessuno è al di sotto della speranza, certo. Ci puoi insegnare un esercizio o due che anche noi possiamo fare? Allora, per non disturbare i vicini però. Sì, iniziamo con poco, allora, poi nel corso di ogni puntata ci dai un piccolo... Un piccolo, la prima cosa è la respirazione, per cui... Io ho respirato fino adesso, Beh, altrimenti saresti morto, cioè, questo sicuramente. Però la respirazione è la cosa principale per qualunque cosa, anche solo per parlare. Il fatto che ci dimentichiamo di respirare bene, e anche la respirazione giusta fa star bene, insomma, è tutto collegato. Quindi per non quindi farci cantare dovete, ci fai allora, respirare la, bene. La prima cosa da dover fare quando sarete... supini, cioè a letto, su un divano, rilassati, è poggiare le vostre mani sulla pancia, sul ventre. Sulla nostra o quella di qualcuno? No, sulla propria. Sulla... Okay. E poi rilassarsi. Ecco, memorizzare anche lei. E sentire Bruno, che in quel momento facciamo una respirazione che è diversa da quella che facciamo normalmente. Perché noi
Anche io adesso, un po' perché sono un po' emozionata, visto che c'è... Insomma, ma non sei emozionata, sei abituata a stare davanti al pubblico. Cioè, hai vissuto più ore sul palco che nelle strade della tua città. Sì, insomma, adesso non esageriamo, però forse più sul palco che a dormire, quello sicuro. Comunque... E quando ci si rilassa, si avverte... Guardi dove ha le mani, non più su lei. No, qua sul ventre. Non mi permetterei mai. Adesso. Ecco. Ci si rilassa, si sentirà la pancia che si solleva quando si inspira e si abbassa quando si espira. E questa è la respirazione giusta che dovremmo fare anche quando siamo in piedi. Io quando canto cerco di fare questa respirazione, anche perché se dovessi farne un'altra andrei ovviamente di gola. E... Sì, se va di gola rischia di rompere le corde. Ah, dopo è... Sì, infiammare le corde vocali. Dopo veramente diventa un problema grosso. Però c'è un... Quindi il primo... Cioè, aspetti che forse è venuto a Bruni un sì? No. Dubbio. No, il dramma è molto semplice. Cioè, per motivi diversi... E siamo tutte persone che devono parlare e mi sembra di capire che ognuno abbia un suo bel tono di voce anche, però cioè, io faccio il mio esempio personale, e io ho recitato per diversi anni a teatro. Cioè, io l'ho conosciuta lì. Ho conosciuto. Sì, sì, io sì, finisco per darvi del tuo. Beh, volevi vedere. A Mordano, però, ahimè, anche se mi chiamavano Carmelo Bruni. Questo non è male. Perché tentavo, va proprio pateticamente, di imitare la fonetica del Divin Carmelo, ma se devo cantare, appunto, cioè non mi viene fuori nulla. Ma intanto bisogna imparare a respirare. E il diaframma. Il diaframma. Dopo non poi non ci può sono, cantare oggi. Poi dopo oggi ci respiri. Sono degli altri esercizi oggi da fare, ovviamente mirati oggi a proiettare il suono in determinate cavità, eccetera. Hai detto quindi, che tu fa star bene... Cantare, sì. Come, cioè sia attivamente cantando, sì, che passivamente ascoltando. Certo. Però dai, deliziaci, oggi vabbè, oggi non canti, la prossima volta lo farai, stanno già preparandoti tutte le musiche, tutte le canzoni, ti stanno facendo un mucchio di richieste. Caspita. Ma delizia anche noi con un po' di vocalizzi, dai. Qualche vocalizzo. Un regalino. Un regalino. Facci star bene, hai detto se che fa star bene. Siamo curiosi, allora. Questo è un brano è un brano che di solito canto a cappella, è uno spiritual, si canta anche in chiesa, quindi insomma quindi un canto non è che per dovrebbe... miscredenti? No, è anche per miscredenti, per carità, però diciamo che aiuta anche a rilassarsi forse. Spero di non far addormentare nessuno. Sentite l'Amazing Grace. Ah beh. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretched soul like me. But now I'm found, was blind, but now, hallelujah, I'm seen, 'cause your light set me free. Antonio, fino al respiro, prova forse te, dai. Possiamo fare qualcosa. Fa una cosa più semplice, una filastrocca. Mi metti quasi in imbarazzo, devo dire. No, fino al respiro possiamo arrivare, poi da lì vedo che c'è un bel po'. Vabbè, io ho studiato tanto. Vabbè, hai iniziato da ragazzina, ti sei sentita subito chiamata in questa disciplina, no? Ti piaceva da subito? No, non è successo così. Io ho iniziato per volere, tra virgolette, di mia mamma e di una sua amica,
perché io imitavo i cantanti lirici quando li ascoltavo in TV o sui dischi, però non è che mi facesse impazzire la lirica. Poi dopo anni, perché poi dopo nel frattempo ho fatto anche due anni di conservatorio, ma poi sono scappata via e non ho cantato neanche sotto la doccia dopo per alcuni anni. Poi ho avuto il colpo di fulmine col jazz e dopo ho sentito la chiamata, ma ero già grandicella. E invece Bruni, tu al cinema, questa chiamata verso... Ah no, pensavo tutto sempre che fosse, anche perché qui ti posso fare soltanto... La bocca levò dal fiero pasto, no? Cioè, sai, il canto del conte Ugolino di Carmelo Bene che... Beh, facci il testo che è sempre cultura. Che ho imparato a memoria. Faccio star bene con Carmelo Bene. Però, no, mi piacerebbe farvi star bene con il cinema, appunto, come dicevi tu, giustamente. Purtroppo siamo in Italia e il cinema italiano vive in una condizione che è disperante perché vengono prodotti decine e decine di film, spesso e volentieri delle commedie prettamente alimentari, con personaggi televisivi, con figure che sono nate attraverso il tubo catodico. Il cinema di qualità, il cinema indipendente, il cinema coraggioso, anche scientemente eccentrico... Ti posso interrompere su questo, proprio perché riprendiamo da qui. Io so che tu fai i tuoi studi cinematografici con un amore, con una passione, questo proprio l'ho verificato. Sì. Ma ci sono anche esperti cinematografici che semplicemente... se la tirano. È successo quell'aneddoto qualche anno fa a Bologna che ha fatto storia, Lumière, c'era un film culturale, si sono accorti dopo 10 giorni che lo proiettavano che avevano messo il secondo tempo prima del primo e c'erano tutti sti esperti che andavano a vedere, se ne sono accorti dopo 10 giorni. Questo capita spesso quando un film esula dalle regole lineari del narrare, no? Ed è capitato anche è capitato anche a Parigi all'anteprima di Mulholland Drive di David Lynch, che è praticamente un regista surrealista, non possiamo definirlo altrimenti, e per una settimana hanno proiettato prima il secondo tempo e poi il primo tempo. E nessuno ha detto beo. Beh, cioè, allora siamo in buona compagnia a Bologna. Sì, purtroppo sì. Non, perché sai, David Lynch, uno dice, da lui ci si aspetta tutto, quindi nessuno mette bocca su quello che fa. Cioè, purtroppo in Italia... Quindi ti vedo un po' pessimista verso il clima del cinematografico italiano. Molto pessimista perché appunto, come dicevi tu prima, vengo da Venezia, 4 film in concorso e oltre a tutta una serie di film nelle rassegne parallele, i film che sono già usciti in sala hanno guadagnato 0 lire, niente. Nonostante appunto, cioè, Per amor vostro di Gaudino, quello ambientato appunto in questa Napoli barocca che Gaudino unisce con questa sorta di rappresentazione surreale, magrittiana, possiamo dire, non ha fatto una lira. L'abbiamo visto io, la zia di Gaudino e... Ma allora voi che siete un po' dentro questa disciplina, al sistema cinematografico, cosa pensate che succederà in futuro? Come si può uscire? Dove sta la via d'uscita, la speranza? Potete cioè, senza dubbio il teatro può dare una grandissima mano, perché il teatro può formare dei giovani. Io ho una... ho una mia venerazione personale per Glauco Mauri, che considero il più grande attore
del teatro italiano. Però scusami, te mi butti lì delle cose che mi fai sì che io dopo ti interrompa. Tu dici il teatro può formare dei giovani, ma il modo di recitare cinematografico è molto più asciutto, è meno esagerato che quello teatrale, sì, che deve arrivare, sì, fino in fondo alla, sì, platea. E qui posso essere d'accordo, però ricordati questa frase di Glauco Mauri. Glauco Mauri una volta mi disse: allora, l'Italia è stracolma di scuole di teatro, metà di queste sono dirette da personaggi che nessuno ha mai sentito nominare, e l'altra metà da personaggi che sarebbe stato meglio non sentir nominare. La vera scuola per una giovane che vuole fare teatro è accettare di fare il cameriere che porta la sedia alla, sì, metà del secondo atto e seguire, sì, la tournée. Anche, ma su questo, allora, solo facendo quel gesto lì. Sì, infatti l'importanza dell'attore, secondo almeno noi amatoriali, vediamo, cioè, l'attore deve nascere sul palcoscenico, sì, cioè deve cominciare a fare la sua gavetta, cioè portando, come dice lei, una sedia, oppure dare un apporto visivo, però intanto acquisisce nozioni dagli attori che sono più esperti. Certo. E allora questa è una scuola diretta che noi stiamo portando anche avanti in questi giorni nelle scuole medie, dove portiamo il teatro nelle scuole, proprio per insegnare a questi ragazzi, cioè, che il teatro non deve essere un qualcosa di enfatico, cioè, no, il teatro è lo spirito, è l'animo del ragazzo. E quindi, oltre che la competenza, anche la motivazione, anche la motivazione fa la differenza. Esatto. Io ho sentito nel mio paese, cioè, un insegnante di teatro, dice: oh, insegno nelle scuole, dopo i ragazzi recitano con me, ci vengono a vedere. Se quella lì è la motivazione, il genitore dovrebbe andare a forare la macchina di maestro di teatro. Sì, 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 e sì, il bello è che non lo capiscono e glieli portano pure i bambini. Comunque, io posso dire una cosa. Io credo che non sia solamente un problema di qualità degli attori o dei registi, parlo del cinema, sì, anche se non è una mia competenza. Io penso che ci sia un problema grosso anche di distribuzione, di finanziamenti, di gestione proprio dell'apparato. Beh, lì il cinema è stato ucciso dalla politica dei multiplex, cioè, quindi, sì, ovviamente nel momento in cui un film esce, e non faccio nomi, esce, se vuoi falli, ma facciamoli tranquillamente, cioè Pieraccioni, ok, così comici, capiamo meglio, è per il neofita, vabbè, i comici più noti, no? Allora, cioè, esce un film, appunto, prendiamo Pieraccioni, poveraccio. Prendiamo Pieraccioni. Allora, un suo film esce in 600 copie per tutta Italia. Questo vuol dire che metà delle sale cinematografiche italiane sono occupate dal film di Pieraccioni. Tutto il resto, e calcoliamo anche i film stranieri, cioè, devono basarsi su quel poco che rimane a livello di visibilità. E questo è il grande problema. Cioè, alcuni film hanno avuto un successo straordinario. Un film che io odio, che io detesto, La vita è bella di Benigni. Perché lo detesto? Perché è un falso storico, cioè è un film che vuol parlare di storia e ha dei buchi di sceneggiatura che sono grandi come il Vesuvio. È un film insopportabile da un punto di vista di scrittura cinematografica, quindi qui la colpa principale è Cerami, visto che parlo con un... Sì, vabbè, è un film secondo me che tendeva più a creare l'emozione che a raccontare una vicenda storica. Adesso l'aderenza, beh, l'aderenza però, alla realtà, però, certo. Mi perdoni, cioè, però, facciamo solo un esempio. Benigni arriva in questo paesino della Toscana dopo la promulgazione delle leggi razziali con l'idea di aprire una libreria. Che cosa fa la prima notte? La prima notte che è lì,
frega la donna del podestà. Sì. Il giorno dopo cosa succede? Ha aperto la libreria. No, il giorno dopo Benigni è dentro un sacco con un colpo di pistola alla nuca. Questa sarebbe la verità storica. Sì, la verità è chiaro, certo. Quindi cioè, io lo detesto per questo motivo qui. Che, sì, diciamo che è caduto un po' nella retorica positiva o della poesia. Ma lei pensi questo... che l'ha scritto Cerami? Cioè Cerami è uno che ha scritto Un borghese piccolo piccolo di Monicelli. Certo. Cioè, qui parliamo di grande ma scuola. Ma forse l'ha fatto sapendo già che andava a scrivere una cosa, appunto, come dice Antonio, storica. È un po' cucito su Benigni. Allora, in una prossima puntata, perché qui il tempo è tiranno, ovviamente. Se no, vi lascio qui, voi due andate avanti. No, cioè, no. Cosa avete ma voglio raccontarlo al pubblico, veramente, cioè... vi spiego per quale motivo La vita è bella è stato un progetto studiato a tavolino male, ma partendo da Train de Vie, quel bellissimo film rumeno sul quel villaggio ebraico che si inventa un treno nazista per fuggire appunto ai nazisti, però non voglio Avete già capito qui che aria tira, le prossime volte, io ve lo dico, se c'è lui, tutti a guardare film, se no bisogna cambiare discorso. Bisogna studiare. È estremamente stimolante. È assolutamente stimolante. Magari. Io guardi, noi qui per lei prepariamo non una sedia, ma due. Lui è il suo spirito. Noi mettiamo il divano. Ma comunque educare un minimo a come gustare un film, adesso non voglio dire educare a capire, perché la gente capisce benissimo. No, ma è giusto educare a gustare un film, a goderselo davvero, ma questa è una cosa importantissima. Esatto. Ma voglio dire, qual è il mio sogno? Leggere un film non è semplice, quindi dare qualche input. Leggere un film è come bere un libro. Sì. È come cucinare un balletto, insomma. Voglio dire, sono cresciuto. È come nuotare una canzone. Sì. Si ricorda quando Claudio Gifava presentava i film su Rai 2? Sì, mi ricordo. E poi Vidi Razzini su Rai 3? Ecco, io, sì. Quelli sono i miei maestri. E adesso che abbiamo Marzullo. Sì, che non è che abbiamo l'organo. Ma la tempora currunt. Ecco, bravo. Marzullo di notte che manda l'inviato fuori dai cinema a chiedere, le è piaciuto? Uno dice sì, l'altro sì e no. Sì, cosa vuoi che dicano? E poi perché non dicono che sono inviati di Marzullo? Perché altrimenti si beccherebbero anche delle botte in testa, te lo posso assicurare. Perché è tutto pilotato allora. No, cioè arrivano questi, ci sono stato anch'io. Inviato di Marzullo? No, intervistato. Intervistato. Da una collaboratrice di Marzullo, sì. Cioè arrivano questi personaggi. Ha preso male, pensavo lui che esce dal cinema e c'è l'inviato di Marzullo. Ma quella lì si è fatta licenziare, cosa mi è successo? No, invece fu una cosa bellissima perché... era un film stupendo di Hong Kong su una donna che si ammala di Alzheimer della più grande regista orientale vivente, An Hui, ed è un film veramente straordinario, quindi io ne parlai benissimo, ma dopo venni violentemente punito dai miei amici che mi dissero ma che cavolo vai a dire a Marzullo, cioè, ma non lo sai che era quella di Marzullo quello lì. Ci piacerebbe in un prossimo incontro che auspico. Ecco, sappiate che abbiamo davvero poco potere, più potere parlare di questo rapporto fra la televisione e il cinema. Molto volentieri. Ecco, perché molto, mi viene in mente Lucas, no, che è il primo che ha usato le telecamere ad alta definizione. Amici, davvero non dipende da me, perché io vi ascolterei, non dico per giornate, ma per ore, sì.
Per cui manca poco tempo, grazie della vostra compagnia, della vostra presenza, della grazie, vostra competenza. Andrea Bruni, Valentina Mattarossi, Pardo Mariani, Antonio Pizzurro, Davide Dal Fiume, a presto. Arrivederci.